Buonasera a tutti gli amici di Radio Saiuz e benvenuti per questa prima puntata della nuova. Uno dei suoi poteri, altro che svolta autoritaria. Il premier Renzi, parlando a Treviso, torna sul referendum e respinge le accuse. Dire svolta autoritaria sta diventando un luogo comune. Le polemiche sul testo, questo è il quesito che la legge prevede. Poi la stoccata all'Unione Europea. Questa Europa ha i vitalizi, altro che il Parlamento italiano. Raccontano a noi di fare la revisione della spesa e loro hanno lo stesso Parlamento in due sedi diverse, così il primo ministro italiano. Poi abbiamo l'archiviazione, per quanto riguarda Mafia Capitale, l'archiviazione di Zingaretti. Poi c'è una nuova notizia rispetto a oggi, stasera delle 18:30. Dunque, parliamo di Dell'Utri, 5 anni di carcere per Dell'Utri, la richiesta della procura per l'ex senatore del PDL che sconta già una pena definitiva di 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Dell'Utri è imputato per una presunta frode IVA di 43 miliardi di euro per compravendita di spazi pubblicitari. La richiesta nel processo con il rito abbreviato è stata avanzata dal PM Spadaro al GUP Carla Sacco. Vi do subito la linea. Dunque, ricordando prima però tutti i telespettatori che seguono, o meglio che seguivano il settimanale Pineta Oggi Report in onda sul terrestre, adesso dal Veneto, che lo seguivano dal Veneto, adesso possono continuare a seguirlo tramite l'emittente friulana Video Telecarnia, che da Piancavallo copre anche il Veneto, sulla frequenza dei 690 ogni mercoledì e sabato intorno alle ore 23. Abbiamo parlato prima del primo ministro, ricordo che alcuni giorni fa accennava, anzi era più che un accenno, al ponte sullo stretto di Messina, che c'è ancora questa voglia di fare questo ponte, tutta la solidarietà dunque ai terremotati del centro-sud Italia. Ed ora linea, anzi prima linea a Rosario Moreno, che saluto della regia centrale di Treviso, poi partirà spazio aperto. A te, Rosario. Grazie Massimo, buonasera a tutto il condominio di Radio Saiuz. Solo due cose vorrei dire e riguardano il network. Quindi questa trasmissione, come tutte le nostre trasmissioni in diretta, vanno a reti unificate su Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana da Valdichiana e ultima si è aggiunta in questo periodo, in queste ultime settimane, Modena Noi Web Radio, Modena Noi Radio. È una radio di una testata giornalistica sportiva, riguarda tutto lo sport di Modena e provincia. Per quanto riguarda la web TV, ci potete vedere sempre su YouTube, il canale YouTube Radio Saiuz, ci vedete live lì. E
e sui nostri siti. Usate la chat, mi raccomando, da qualsiasi sito vi troviate, del network, da qualsiasi sito delle web radio del nostro network, la chat è unificata, quindi potete scrivere che vi leggiamo dappertutto, quindi vi controlliamo e vi teniamo d'occhio. Per il momento è tutto, ripasso la linea ad Antonella per il proseguo, come dici tu Massimo, della trasmissione. Vai Antonella. Grazie Rosario, grazie Massimo, e salutiamo ancora una volta Aaron Pettinari, il caporedattore di antimafia2000.com, testata giornalistica con la quale questa trasmissione collabora e va in onda, insomma. Allora Aaron, non ci sentiamo da parecchio tempo e di cose ne sono accadute davvero tante. Sembra che il nostro sia un paese in fermento, è un momento particolare, si parla di riforme costituzionali e si parla anche della riforma sulla giustizia. Magari ecco, gli accenni sono ancora brevi e sono ancora non approfonditi, perché maggiore l'attenzione puntata sulla riforma costituzionale, ma questa riforma sulla giustizia che è stata proposta, a tuo avviso, insomma, quali punti oscuri contiene? Beh, sicuramente il DDL sul processo penale, che al momento è al vaglio in discussione in Senato, presenta diverse criticità. Non lo dico io, lo dicono tanti addetti ai lavori, ovvero i vertici dell'Associazione Nazionale Magistrati, ma anche come appunto Pier Camillo Davigo di recente si è espresso su questa riforma, lo hanno detto anche altri magistrati, altri procuratori, il sostituto procuratore di Messina Sebastiano Ardita, anzi scusatemi, procuratore aggiunto se non erro, e di fatto ci sono diversi punti che restano, che dovrebbero essere affrontati in maniera diversa. Uno su tutti, penso ai termini della prescrizione, che è particolarmente criticata da parte sia di Ardita che di Davigo, per esempio. Di fatto, in questo momento, in base alla riforma, si vorrebbe che praticamente dopo la sentenza di primo grado già deve iniziare a decorrere la prescrizione. Io direi che di fatto, se le prove sono già state acquisite, cioè, di fatto non c'è motivo per cui debba decorrere la prescrizione del reato. Quindi al momento in cui si arriva al processo, una volta che si arriva al processo, si dovrebbero fermare le bocce, insomma, in questo punto di vista, quantomeno per quanto riguarda il primo grado. Siamo d'accordo che i tempi dei processi non devono essere lunghi, ma qui si esagera, come ad esempio si esagera per quanto riguarda il criterio per cui alla scadenza dei 3 mesi, nel caso in cui non si sia deciso se archiviare un procedimento o andare a giudizio, nel caso in cui i PM non hanno avuto modo, diciamo, di indagare, entro i 3 mesi le procure generali devono assolutamente avvocare a sé i procedimenti. Questo significa quindi, perché questa è la giustizia in Italia oggi, che un numero enorme di procedimenti verrà trasferito dalle procure, che sono quelle competenti per fare le indagini, alle procure generali, che invece hanno non hanno il numero adeguato di magistrati per poter effettuare appunto le indagini, le stesse di primo grado. E quindi cosa accadrà? Che si dovrà ricorrere a quei magistrati della procura, quindi quegli stessi magistrati che non avevano il tempo, che non avevano trovato ancora il tempo di fare le indagini, a essere applicati e indagare a loro volta. Si creano insomma dei paradossi clamorosi. Poi ci sono anche altri aspetti sicuramente gravi, se vogliamo, e di questo ha parlato in particolare proprio il procuratore aggiunto Ardita, riguardo ai mafiosi, alle maglie larghe che potrebbero essere date ai mafiosi che non sono detenuti all'ergastolo e che sono comunque sottoposti al 41 bis. Di fatto, con questa riforma, questi mafiosi avranno il diritto a chiedere dei permessi premio o anche a lavorare all'esterno. In questo momento ciò è possibile solamente se iniziano a collaborare con la giustizia. Ecco, io credo che sia grave che
che si arrivi a una situazione di questo tipo in questo momento storico, toccare il 41 bis o toccare qualunque tipo di normativa sul 41 bis, che tra l'altro era uno dei punti chiave del papello, diventa una cosa gravissima. Uno potrebbe anche obiettare che in questa maniera noi diciamo non rispettiamo il detenuto. La giurisprudenza italiana, l'ordinamento, la legge italiana prevede che il carcere deve avere un fine di rieducativo, però c'è un dato che non si ritiene conto, che in genere chi è condannato al 41 bis, per esempio per stragi, per mafia o quant'altro, cioè dalla mafia, da Cosa Nostra, dall'Andrangheta, dalla Camorra, si esce o perché ti sei pentito oppure quella tua affiliazione è a vita, quindi non c'è un concetto di rieducazione. Ti sei rieducato? Bene, perfetto, ti vuoi rieducare? Mi devi dire tutto quanto, quello che sai, quello che hai fatto, quello che hai commesso, i delitti, e poi dopo parliamo di rieducazione. Aaron, ci sono alcuni aspetti però riguardo all'iniziativa dei PM, cioè per i reati di mafia mi pare che ci sia la proroga anche di un anno per completare le indagini negli articoli relativi alla modifica del codice penale. Vero quello che dici, c'è un problema che noi non teniamo conto, che spesso i magistrati che si occupano anche di reati di mafia si trovano ad avere a che fare anche con un numero di reati ordinari, chiamiamoli così, e se di fatto quel lavoro, che quindi appunto rispetto ai reati di mafia, passatemi il termine, e chiaramente sono più importanti da un certo punto di vista certi tipi di indagini rispetto a altre, ma se quel magistrato di fatto si trova a essere riempito di processetti, come si diceva di fare a Falcone, come si trova magari impegnato, un esempio oggi, magistrati come Nino Di Matteo, ma ci sono anche altri, ci sono dei reati ordinari, i magistrati avrebbero a che fare con dei reati ordinari che poi dovrebbero accantonare, se dovessero seguire l'iter che prevede appunto entro 3 mesi la chiusura di determinate indagini. E se tu devi seguire quelle indagini, non puoi fare le altre che sono più importanti. Poco importa se hai un anno di tempo per farlo. Cioè, è un cane che si morde la coda. Non è questo la soluzione. Ripeto, non lo dico io, ma lo dicono tanti addetti ai lavori, che con queste cose hanno a che fare quotidianamente. Poi è vero che abbiamo un problema di mala giustizia in Italia, ma per risolvere questo problema si può intervenire, per esempio, per accelerare i processi, per fare un esempio, si potrebbero attuare i sistemi della videoconferenza, si potrebbero attuare, cioè mancano un sacco di cose che per esempio il magistrato Gratteri, quando gli fu chiesto di dare dei consigli, aveva presentato, ma di queste normative che aveva presentato Gratteri neanche una è stata presa in considerazione dall'attuale governo. Se dovesse passare questi, non credo, non so se passerebbero tutti o alcuni questi articoli, ma in ogni caso la razionalità vuole che la persona incaricata, il magistrato incaricato di svolgere le indagini, magari dovrebbe fare solo quelli relativi alle indagini di reati di mafia, per mafia. Sarebbe più razionale dare ad alcuni magistrati solo ed esclusivamente, in questo caso avrebbero magari intrecciandosi le indagini e magari coinvolgendo molto probabilmente gli stessi personaggi, avrebbero motivo e avrebbero più tempo per svolgere meglio e con più calma le loro indagini. Però c'è un'altra cosa che ti volevo aggiungere, c'è una proposta, un emendamento, questo riguarda la stampa, e cioè l'emendamento Pagano. Credo che ci siano i rischi di avere di subire una condanna a 4 anni di carcere per chi diffonde intercettazioni captate in maniera fraudolenta per poi con finalità di creare del danno. Ecco, credo che questa sia una proposta che possa creare dei danni alla informazione. Tu che ne pensi? Io credo che ci sono, che può essere giusto che si regolamenti il diciamo
la pubblicazione delle intercettazioni che non hanno rilevanza dal punto di vista penale, e non hanno non solo rilevanza dal punto di vista penale e investigativo, ma non hanno rilevanza dal punto di vista sociale. Noi purtroppo abbiamo avuto un problema, che in passato sono state pubblicate intercettazioni che poco interessavano all'opinione pubblica, ma se per esempio in determinate indagini noi scopriamo che c'è un soggetto che si trova diciamo indagato per reati penali amministrativi, e in quello stesso contesto troviamo delle intercettazioni in cui parla con altri soggetti per mettersi d'accordo politicamente su altre cose, queste sono intercettazioni che per la stampa sono importanti. L'opinione pubblica deve sapere se ci sono dei soggetti che tramano alle spalle dei cittadini, se ci sono dei soggetti che cercano di fare degli accordi particolari. Quindi bisogna capire che la libertà di informazione certe cose diciamo ha il diritto dovere di pubblicarle. Adesso ci sono delle procure in Italia che hanno già adottato dei sistemi di epurazione di tutto ciò che non è contenuto, non ha rilevanza penale, non viene inserito all'interno dei documenti. In realtà la legge vorrebbe che addirittura venga vietato di utilizzare quegli atti pubblici, proprio di pubblicare le intercettazioni che vengono inserite all'interno dei documenti. Questo, ripeto, secondo me, come dicevi anche tu giustamente, Ugo, diventa un grave danno alla libertà di informazione e a quel diritto dovere di essere informati da parte dei cittadini. Questo sicuramente sì, perché, ripeto, non possiamo aspettarci che certe cose vengano messe a conoscenza solamente quando si arriva a processo o quant'altro, insomma, ecco. Anche perché in passato, Aaron, noi abbiamo avuto problemi in senso diametralmente opposto, cioè delle intercettazioni, comunque dei discorsi di particolare rilevanza e importanza sono stati addirittura mandati al macero pur di non renderli pubblici. Quindi evidentemente non c'è un giusto bilanciamento tra diritto all'informazione, alla conoscenza e tutela della altrui dignità. L'una non può essere a discapito dell'altra. No, certo. Che poi, tra l'altro, tra le altre cose, l'ordinamento attuale già prevede una diciamo che è vietata la fuga di notizie, quindi fondamentalmente non tutto ciò che rientra nell'ambito delle indagini è ovvio che non viene pubblicato all'esterno, insomma, non viene diffuso in alcun modo. C'è già questo, non c'è bisogno anche di una autoregolamentazione da parte delle stesse procure. I magistrati sanno benissimo quello che devono fare, anche perché se così non facessero commetterebbero un reato. E questo discorso credo che si possa tranquillamente ricollegare anche all'articolo pubblicato su Antimafia 2000 a firma di Lorenzo Bando. L'articolo è Ricerca della verità e libertà di stampa a processo. Questo è un articolo, Aaron, ce ne vuoi parlare, che appunto parla del processo messo su contro 8 giornalisti e 2 carabinieri e un avvocato. Sì. Faccio i nomi giusto per così chiarezza di cronaca. Si parla di Sigfrido Ranucci, Dina Lauricella, Sandra Rizza, Giuseppe Lo Bianco, Antonio Padellaro, Sandro Ruotolo, Walter Molino e Michele Santoro, Saverio Masi e Salvatore Fiducia, e infine Giorgio Carta. Allora, vogliamo provare un attimo a spiegare che cosa è accaduto e perché sono finiti sotto processo? Sì, allora, di fatto domani da Roma, davanti al giudice monocratico, anzi oggi per l'esattezza, si è aperto il processo nei confronti appunto degli 8 giornalisti, dei 2 carabinieri e dell'avvocato Giorgio Carta.
scaturito dalle denunce degli ufficiali Gianmarco Sottili, Michele Miulli, Fabio Ottaviani e Stefano Sancricca. Questi avevano querelato appunto per diffamazione i giornalisti, tutti quanti le persone che abbiamo già nominato, a seguito di una conferenza stampa che si era tenuta a Roma, dopo e anche a seguito della pubblicazione di interviste o comunque di alcuni articoli di giornale rispetto alle denunce che avevano fatto proprio i due carabinieri Masi e Fiducia nei confronti di questi stessi ufficiali, ovvero le varie accuse di vessazioni subite, di ingiustizie subite e anche impedimenti che ci sarebbero stati per quanto riguarda le catture di alcuni boss mafiosi. C'era stata una conferenza stampa al quale non aveva partecipato né Saverio Masi né il Salvatore Fiducia, e in questa conferenza stampa c'erano tutti quanti questi soggetti che il giorno dopo hanno riportato la notizia basandosi sulle parole che diceva l'avvocato Carta, che ha semplicemente spiegato in che cosa scaturivano le denunce fatte da Masi e da Fiducia contro gli ufficiali, e fatto sta che di fatto l'anomalia assurda che una conferenza stampa venga utilizzata da parte di un avvocato, venga utilizzata per diffamare. In quel caso non c'è una diffamazione, a parte che non è mai esistito che un avvocato viene diciamo per diffamazione di una conferenza stampa viene citato in giudizio. Al tempo stesso, anche in questo caso, mi sembra un assurdo far sì che venga dato uno stop, cioè è un segnale quello che viene dato in questa maniera, uno stop a tutti quanti i giornalisti di non diciamo andare a fondo le notizie, non ricercare la verità, perché se tocchi determinati fili o fai determinati nomi o comunque stai dietro determinate questioni, comunque rischi una bella querela e rischi un bel processo per diffamazione. Non è la prima, non sarà l'ultima querela di questo tipo, probabilmente, perché sempre più spesso sentiamo di una libertà di informazione che viene minata proprio da questo tipo, da queste tipologie di azioni temerarie che vengono effettuate. D'altra parte, le stesse dichiarazioni di Saverio Masi attualmente sono ancora in fase di verifica da parte dell'autorità giudiziaria. Sì, c'è una richiesta di archiviazione in realtà da parte. E qui siamo ancora di più nell'assurdo, perché c'è una richiesta di archiviazione da parte sia delle denunce che gli ufficiali hanno fatto nei confronti di Masi e Fiducia, e sia nei confronti di Masi delle denunce che Masi e Fiducia hanno fatto nei loro confronti. Quindi c'è una doppia archiviazione, di fatto c'è una verità che bisogna vedere, c'è un GIP che dovrà decidere, ma c'è una verità che ancora è in attesa di essere scritta da questo punto di vista. Quindi bisognerebbe poi capire per quale motivo, se verranno archiviati oppure no, in base alla richiesta della procura e quello che deciderà il giudice delle indagini preliminari. Certo è che arrivare a un processo per diffamazione quando ci sono delle indagini in corso è ancora di più un assurdo. È ancora di più un assurdo, ma è perfettamente in linea ed è coerente con un paese praticamente che naviga a vista come il nostro oramai. Non da ultimo, come dicevamo prima di partire con la diretta, si discuteva appunto della riforma referendaria. Anche lì sembra che tutto sia stato fatto in maniera molto approssimativa, ma se da una conversazione, se vogliamo, abbastanza così non particolarmente approfondita come quella che abbiamo condotto sino ad ora, ma non per mancanza di volontà, semplicemente perché l'argomento diventerebbe davvero molto difficile da esaurire in una sola puntata, queste riforme vengono proposte in maniera sempre abbastanza disarticolata, incompleta, quasi fatta su due piedi per chissà quale strana necessità. Ma come è possibile che un governo proponga, ad esempio, sulla riforma penale, dei provvedimenti che sono
così fortemente in contrasto con quelle che sono le reali esigenze della lotta alla mafia? Ma Si tratta presumibilmente. solo, secondo te, di inesperienza, di dell'essere Approssimazione. eccessivamente approssimativi, non si ascolta a sufficienza chi invece avrebbe parecchio da insegnare? Com'è possibile che si verifichino fatti di questo genere? Se vogliamo essere buoni, si può pensare appunto a una distrazione, chiamiamola così, o comunque disattenzione. Se vogliamo essere buoni, se vogliamo essere cattivi, o meglio, se vogliamo ragionare più ad ampio raggio, c'è una volontà probabilmente di potere, di governo, di non affrontare, di non offrire a chi indaga su fatti di mafia delle adeguate misure, e ai fatti di mafia aggiungo anche ai fatti di corruzione, perché oggi sempre più mafia e corruzione sono due facce della stessa medaglia, e da tempo vengono chiesti che gli stessi strumenti che vengono dati nel contrasto e nella lotta alle criminalità organizzate vengano messi anche nella lotta al contrasto alla corruzione, ma queste proposte vengono quasi sempre bocciate, ovviamente, da tutti quanti quei soggetti che si trovano in questo momento in Parlamento e che sono i primi indiziati a subire, diciamo, indagini per eventuali corruzioni. Penso a riforme che ci sono state assolutamente inutili, come già normative che sono state cambiate prima che venga in porto la riforma della giustizia che è in discussione al Senato. Penso alla legge sul voto di scambio che, anziché semplificare il reato, ha reso molto più difficile dimostrare che il voto di scambio che ci sia effettivamente stato. Tanto è che ci sono stati già dei politici che in primo grado erano stati condannati e sono stati trovati assolti in secondo grado. A supporto di quello che dici, Aaron, c'è sicuramente il contenuto della relazione al Parlamento presentata dalla Direzione Investigativa Antimafia, che descrive oramai l'organizzazione mafiosa come una vera e propria holding del malaffare, in grado di essersi insediata e infiltrata nel settore dell'energia, della finanza, dell'interscambio di beni e servizi, questo sia a livello nazionale che a livello internazionale. E lo fa proponendo un modello di industria, di azienda particolarmente efficace, flessibile, in grado di garantire stabilità e di ridurre al minimo i rischi di impresa. Ora, se questo è il nuovo aspetto della mafia, credo che il 6 sia decisamente superfluo, come possiamo leggere il riproponimento della costruzione del ponte, il famoso ponte sullo Stretto? Beh, direi che il ponte sullo stretto di Messina sia stato un colpo di teatro da parte del Premier Renzi, che di fatto in realtà, prima di parlare di opere pubbliche di questo tipo, tralasciando il fatto che di questo parlava il governo Berlusconi, quindi in teoria una formazione di governo totalmente diversa da quella che dovrebbe avere il PD, ma la verità è che forse, come dicono altri colleghi, questo non è PD, ma è un PD meno L, se vogliamo. Di fatto si parla di qualcosa che è assolutamente inutile in questo momento storico. Noi siamo in Sicilia, io sono a Palermo in questo momento, la Sicilia, la Calabria, le strade non hanno praticamente. Non c'è una viabilità decente in nessun modo, non ci sono i collegamenti decenti, le autostrade cascano a pezzi. C'è stata un'alluvione nei mesi scorsi sulla Catania-Messina, è venuto giù un costone di montagna, ancora oggi i lavori sono in corso. Di fatto, non c'è una linea ferroviaria. Si viaggia su un solo binario in tutta quanta la regione. Ci sono problemi alle condutture a Messina, ci sono problemi di vario genere che assolutamente sono prioritari, ma 10, 20, 30, 40 volte di più che il ponte sullo stretto di Messina. Ed è inutile dire che poi c'è anche l'altra favola del ponte sullo stretto che porta lavoro.
Già ho visto che le stime sono cambiate. Renzi parla di 100.000. In passato mi ricordo che gli stessi, i vertici della Impregilo, che poi è l'associazione, la società che si occuperà della strazione, della costruzione del ponte sullo stretto, che comunque è quella che detiene, diciamo, i diritti per la costruzione, aveva parlato di 40.000 posti di lavoro, quindi molti di meno. Quindi qua si tende a esagerare, a dire tutto quanto di più, senza considerare che, appunto, che le mafie in sé brinderanno alla grandissima a un eventuale progetto di questa portata, non solo con tutto quanto l'indotto che loro possono controllare e imponendo, diciamo, magari proprie ditte o fornendo calcestruzzo, magari depotenziato come è già accaduto in altre opere siciliane o come è accaduto nella Salerno-Reggio Calabria con operazioni che sono state fatte in passato, penso a Bello Lavoro, che hanno dimostrato proprio come le famiglie mafiose avevano interessi diretti per la costruzione dell'autostrada. Ecco, tutto questo noi facciamo finta che non c'è, facciamo finta che non c'è mai esistito, facciamo finta che non si debba guardare a queste cose, magari in nome di un bel referendum costituzionale e per avere l'appoggio di chi in questo momento di crisi magari cerca lavoro o comunque pensa, si apparecchia una tavola con in realtà pezzi di cartone, ma sono ben dipinti e si fa credere che è una tavola imbandita. Ma la cosa strana di questa iniziativa è che si è data poco valore all'idea politica, anche se ormai è un'idea peregrina, cioè sembra che sia sufficiente parlare del ponte sullo stretto per catturare gli elettori di destra e quindi i loro voti, e magari parlare della riforma, che so, della scuola per catturare l'attenzione degli elettori della sinistra. È stato praticamente anche mortificante per gli stessi elettori, ma anche per gli stessi appartenenti ai due gruppi politici, essere giudicati così, diciamo, tenuti così miserevole considerazione. Basta un'iniziativa per classificare un'idea politica, mi sembra molto poco, no? Sì, diciamo che stiamo purtroppo in un momento politico, sociale e culturale che credo che a memoria d'uomo non si è mai vista nella storia d'Italia. Siamo forse nel momento, il livello più basso della nostra politica, il momento più basso della nostra caratura morale, proprio dal livello istituzionale. Mancano figure importanti, c'è uno scadimento della nostra politica, tanto che siamo arrivati ad avere diciamo dei patti alla luce del sole e ci vengono fatti passare come se fosse tutto quanto normale. Del resto l'Italia è un paese anomalo che vive da tre legislature un governo che non è stato eletto dal popolo, e non oso pensare quello che stanno, e adesso con questa nuova proposta di referendum stanno cercando di forzare ulteriormente la mano con una legge elettorale che è assolutamente con basi e fondamenta anticostituzionali. E di fatto anche qui proponendoci una vagonata di bugie che assolutamente vanno contro a quella che dovrebbe essere ritenuta ed è ritenuta sia in Italia che fuori dai più grandi pensatori come la Costituzione più bella del mondo. Ecco, visto che stiamo parlando siamo ormai allenati sul referendum. La domanda che mi poneva il ciabattino che rischia di chiudere perché sono aumentate le tasse, ma anche l'impiegato che è stato licenziato perché è finito il lavoro, e poi magari un giovane che sta per partire perché non trova anche il lavoro, a chi giova a parlare o interessarsi di questo argomento quando i problemi dei nostri concittadini sono altri, sono ben altri? A chi giova fare questa interessarsi di questo argomento? Qui abbiamo bisogno di risolvere problemi ben diversi e non quelli della Costituzione. Il fatto è questo, che hai ragione, che non si dovrebbe parlare di questo, ma ci si dovrebbe occupare, anziché del referendum costituzionale, ci si dovrebbe occupare dei problemi di chi non trova lavoro, dei problemi del giovane
che è alla ricerca di una sicurezza economica o comunque di un futuro, ci dovremmo occupare dei problemi che hanno tanti piccoli imprenditori che sono costretti a chiudere le proprie fabbriche, dovremmo occuparci di tantissime altre cose, ma occuparci chi? Dovremmo forse chiederci questo, i nostri governi si dovrebbero occupare, e invece si parla di riforma della giustizia, si parla di riforma della Costituzione, vogliono andarla a toccare, e noi cittadini dobbiamo capire che questa è una riforma costituzionale che mina la base della nostra democrazia. Se non capiremo questo, diciamo che quindi è a repentaglio la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra libertà costituzionale sancita dalla Costituzione di eleggere direttamente i nostri rappresentanti in Parlamento. In questo momento tutto questo è a repentaglio, e le cavolate che possono, le baggianate che possono raccontare per dirci che così otterremo un risparmio perché verrà abolito il Senato, che in questa maniera ci saranno leggi che verrà garantita la governabilità, le leggi saranno subito istituite senza fare, terminerà il bicameralismo. Tutte queste baggianate, perché sono delle baggianate, non è assolutamente vero che è così, basta leggere, basta informarsi, basta andare a fare anche due conti per accorgersi, insomma, che questo non è vero. È interessante, su Repubblica c'è stato nei giorni scorsi un articolo di Eugenio Scalfari, uno che appunto è fondatore del quotidiano La Repubblica, e lui a un certo punto nel suo editoriale per Repubblica, a un certo punto fa un ragionamento assurdo, delirante, o meglio buttato giù la maschera molto probabilmente, come ha sottolineato il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Ha iniziato a dire che in realtà, parlando del colloquio che c'è stato, no, tra Zagrebelsky, il confronto pubblico sulla 7 che c'è stato sulla 7, appunto sul no, i motivi del no del referendum, è arrivato a dire che l'oligarchia è la sola forma di democrazia, che quindi altre cose non che altre non ce ne sono, salvo la democrazia diretta, che poi è quella che si esprime attraverso il referendum. Quindi in realtà la democrazia diretta è una cosa che vorrebbero, un tempo voleva Pannella, che vorrebbero i 5 Stelle, per fare dei nomi, sarebbe disastrosa, e quindi è giusto, è meglio avere un sistema oligarchico. Ma in tutto questo i cittadini dove sono? Intanto per cominciare bisognerebbe che i cittadini ricordassero che Parlamento e Senato non hanno assolutamente le stesse funzioni, e che non è sufficiente ridurre drasticamente il numero dei senatori giustificandolo con un risparmio imprescindibile e irrinunciabile. L'unica cosa che si risparmierebbe sarebbe appunto la democrazia, e si perderebbe qualunque garanzia di controllo rispetto a quello che pochi comincerebbero a fare e a decidere per tutti. Io penso che questo concetto sia abbastanza, stia cominciando a farsi abbastanza largo tra la gente, perché quando si è cominciato a parlare di questo referendum a gennaio, il sì era decisamente in alto, volava. Perché? Perché comunque era stato buttato parecchio fumo negli occhi, con prospettive di risparmio. Sai, usare da un punto di vista comunicativo parole come tagli alla politica, riduzione del numero dei senatori, quindi ne pagheremo di meno, eccetera, sono cose che in un momento di profonda crisi economica, e non solo, come quello che stiamo vivendo, sicuramente fa presa, ma basta lasciare trascorrere un po' di tempo e comunque si comincia ad afferrare il vero nocciolo della situazione. Cioè, qui c'è la realizzazione, non so Aaron come la vedi tu, di una perfetta, non dire neanche l'oligarchia, parlerei proprio di dittatura. E quello su cui si conta, secondo me, è la scarsa memoria storica di questo paese. Posso essere d'accordo, anche nel senso che di fatto con questa riforma quello che accadrà, qualora passasse,
accadrebbe che avremmo un premier che tra l'altro sarà di fatto eletto dal popolo all'insaputa del popolo, perché noi dobbiamo anche sapere che in realtà i governi non vengono eletti dal popolo, cioè costituzionalmente parlando i governi non, il nome che viene dato dei vari premier, il governo lo stabilisce il capo dello Stato, assegna un incarico a qualcuno, chiaramente della compagine che ha vinto le elezioni, però in realtà non è che lui viene eletto. Comunque questo diciamo che il premier viene eletto come capo appunto del primo partito, quindi come segretario, in questo caso può essere un Renzi, può essere un Berlusconi, un chi che sia, anche un qualsiasi del Movimento 5 Stelle. È proprio l'abnormità della questione, che di fatto diventa padrone assoluto del governo e del Parlamento, cioè di fatto può scegliere il Presidente della Repubblica, potrà scegliere i membri della Consulta, del CSM, che sono tutte quante queste cose di nomina parlamentare, potrà scegliere l'amministratore delegato della RAI, il Consiglio di Amministrazione, potrà cambiare la Costituzione in qualsiasi momento a piacimento, perché ovviamente sarà a capo di un governo con numeri in Parlamento grazie al premio di maggioranza basato dall'Italicum, che non dà la maggioranza a chi diciamo ha vinto, ma a chi ha ottenuto il maggior numero di voti, dà la maggioranza a chi vince le elezioni, e che potrebbe anche essere chi ha ottenuto più voti al secondo mandato, per esempio al ballottaggio, e prende un numero abnorme di premio di maggioranza in Parlamento, in modo che può governare e fare qualsiasi tipo di legge che vuole. Oltre a questo, poi dopo ci aggiungiamo che c'è, a prendere ancora di più in giro tutti quanti gli italiani, c'è il ritorno alle liste bloccate, con i capilista che sono di fatto bloccati. Noi, chi verrà messo come capo della lista e che ha ovviamente la più grande probabilità di entrare nelle liste, vinca o perda le elezioni, e di entrare in Parlamento, vinca o perda le elezioni, che non saranno decisi dal popolo, saranno decisi dai partiti, e questo ancora va a ledere il nostro diritto sancito dall'articolo 1 della Costituzione. Infatti loro dicono che un Senato così composto, cioè da 100 senatori che arrivano dalle varie regioni italiane, dovrebbe consentire di avere meno ricorsi in Cassazione per i contenziosi che si creano inevitabilmente ora fra le regioni e lo Stato. E in realtà credo che debba essere apprezzato molto l'esempio che fece e che ha fatto il professor De Breschi, spero di aver, scusatemi se non lo nomino, non lo chiamo in maniera giusta. Zagrebelsky. Ecco, Zagrebelsky, perché lui ha fatto un esempio che potrebbe essere calzante anche per altre realtà, cioè non solo per una discarica. Se una discarica deve essere posizionata in una regione e c'è un contenzioso che deve essere poi risolto da questo Senato, credo che nessuna regione avrà voglia di dire la discarica me la prendo io. E gliela lascerà la regione diciamo che ha avuto questo ingrato compito, e lo stesso dicasi per le quote di migranti che vengono distribuite nei vari territori. Un Senato così composto avrebbe poca voce autoritaria in questi contenziosi. Tu che ne pensi, Adam? No, di fatto il Senato, che dovrebbe essere rappresentante delle autonomie regionali, in realtà viene escluso da la stragrande maggioranza delle deliberazioni in materia regionale. C'è anche un altro aspetto che viene contenuto sempre nella riforma, per cui di fatto il governo può imporre il bene nazionale, praticamente la sicurezza nazionale, adesso il termine esatto non mi sta venendo in mente, comunque per il bene della nazione decide lui rispetto a tutto, per interesse nazionale, tutto ciò che è in materia di sanità, tutto ciò che è in materia di energia, tutto ciò che è in materia, per fare un esempio drastico, se per esempio si parla moltissimo
di questa grande, diciamo, nelle Marche succede spesso questo, ultimamente si è parlato molto di questo, degli impianti di gassificazione e di stoccaggio del gas, inseriti in un grande piano per portare il nuovo impianto di metanizzazione in tutta quanta Italia. Adesso lo stoccaggio del gas, c'è chi dice che se la regione, per esempio, o un comune si vuole opporre a inserire quell'impianto perché magari si ritiene che per i cittadini può essere pericoloso e quindi non è sicuro per i cittadini non lo vogliono quell'impianto, arriva il governo e dice: qui c'è la sicurezza nazionale, questione di sicurezza nazionale, quindi per quanto riguarda queste cose decidiamo noi e non decidete voi che siete i primi all'interno ad avere il contatto con i cittadini. Che poi si crea anche tutto quanto un assurdo, perché fondamentalmente in Senato ci andranno pure dei soggetti, delle persone che sono i consiglieri dei consiglieri regionali, dei sindaci anche, e io mi chiedo, ma quelle persone che verranno sempre non elette dal popolo, perché ancora non sappiamo come si farà l'elezione di questi 100, come verrà stabilito, non è stato ancora deciso, si dovrà attendere una norma, si dovrà attendere una norma ad hoc che verrà fatta in un secondo momento. Di fatto avremo anche delle regioni piccole che sono poco popolose che avranno più senatori rispetto a quelle grandi. Poi c'è anche l'altro assurdo per cui le regioni a statuto speciale non vengono toccate in alcuna maniera dal provvedimento, per cui continueranno a essere a ragione speciale e quindi ad avere non avere il controllo da parte del governo, come invece avviene per gli altri, come la Sicilia, certo, la Sicilia è uno di questi. Poi c'è anche il discorso dell'immunità parlamentare che avviene data a questi 100 tra sindaci e consigli regionali e rappresentanti appunto del Quirinale, e comunque ci sarà una corsa a questa immunità che viene garantita dai senatori, e noi sappiamo, noi che siamo giornalisti, che stiamo sul campo e anche basta leggere le cronache, sappiamo benissimo che moltissimi dei reati di corruzione, abuso d'ufficio e quant'altro avvengono nelle piccole, non avvengono mica ai grandi livelli del Parlamento. Quando avvengono sono spesso casi di colpi di Stato e quant'altro, ma avvengono soprattutto nelle autonomie locali, avvengono soprattutto nei piccoli comuni, nelle regioni, in provincia. E poi che facciamo? Questa immunità, infatti, in quale veste dovrebbero usufruirne? Quando fanno i sindaci, quando fanno i consiglieri regionali o quando fanno i senatori? Questa è appunto, vai a capire, per fare un esempio molto, molto semplice, andiamo a capire mettiamo che viene indagato, si sta indagando sul sindaco tal dei tali, e quindi di un comune X della Sicilia, della Puglia, del Lazio, di qualsiasi regione italiana, è sotto indagine per abuso d'ufficio. Adesso questa persona, io per indagarla devo mettere sotto intercettazione il suo telefono. Andiamo a capire se io, mettiamo che io faccio delle riunioni, che questo soggetto fa delle riunioni non all'interno del suo ufficio come sindaco, ma mentre sta facendo sta esercitando il suo ruolo di senatore a Roma. Andiamo a capire in che funzione sta parlando al telefono in quel momento, in funzione di sindaco, in funzione di senatore, in funzione di che cosa. E di fronte all'immunità parlamentare, ma quello stava facendo, quello era senatore e quindi poteva godere dell'immunità perché stava facendo appunto i suoi uffici, stava dando atto ai suoi compiti. Insomma, ancora una volta ci ritroviamo a dover constatare l'eccessiva approssimazione o quantomeno incompletezza di una proposta che invece dovrebbe andare, si prefigge l'obiettivo di andare a modificare l'ossatura di uno Stato, l'ossatura della vita democratica,
Ma allora io rifaccio la domanda e desidero che tu questa volta, Aaron, sia molto cattivo. Com'è possibile che avvenga una cosa del genere? Ma qui avviene perché siamo di fronte a una deriva istituzionale e siamo di fronte a se vogliamo, uno Stato che sta perdendo i pezzi e se vogliamo c'è una parte di Stato che vuole questo tipo di riforma. Questo tipo di riforma è molto più simile a quella che avrebbero voluto soggetti appunto come Silvio Berlusconi in passato. E se vogliamo andare ancora più indietro nel tempo, come Licio Gelli, il pivista Licio Gelli, cioè riformare la Costituzione era un'idea di Gelli. Non Difatti, c'è Aaron, mai ti riuscito, non c'è posso. mai riuscito nessuno e ci riusciamo oggi andando a toccare uno dei gangli, un caposaldo della nostra democrazia e della nostra libertà. Infatti, non possiamo fare a meno di considerare che tutto questo sta avvenendo nel paese dove si sta celebrando ancora il processo che deve stabilire, non che deve stabilire, insomma, è già stabilito. Si parla di processo trattativa Stato-mafia. Si parla del manifesto della P2 che sembra stia trovando la sua piena e totale realizzazione oramai. Insomma, non credo che sia più il caso di girarci tanto attorno e non credo neanche che sia il caso di definirla ancora incompetenza o approssimazione. Credo che qui ci sia proprio l'attuazione piena di un progetto che è nato già molto molto tempo fa e che oggi ha trovato il giusto referente, mi pare di poter dire. Sì, credo che si possa dire questo. Noi non ci dobbiamo stupire di un fatto, del resto se non vengono dati gli strumenti, per esempio in materia appunto di lotta alla mafia, è un chiaro, evidente segno che in realtà la lotta alla mafia, la mafia non vuole veramente essere sconfitta, perché altrimenti gli strumenti verrebbero dati, le cose verrebbero fatti, i latitanti verrebbero arrestati e quant'altro. Non che questo non venga fatto, perché ci sono tante forze dell'ordine che lavorano onestamente, ma dietro abbiamo sempre di più si scorge sempre di più la presenza di qualcosa altro. E questo, ripeto, non lo dico io, non lo dico, lo dicono le inchieste che vengono fatte. Ne abbiamo sentite tante, abbiamo partito a parlare di P2, c'è stata l'inchiesta sulla P3, c'è l'operazione Mamma Santissima a Reggio Calabria che lo stesso ha svelato degli intrecci assurdi tra massoneria, mafia, economia, politica e quant'altro. Avviene con la trattativa stato, con la trattativa, il processo della trattativa Stato-mafia che mette in evidenza una serie di fatti che sono avvenuti tra il 92 e il 93, per cui è caduta la prima Repubblica ed è nata la seconda. Queste cose, se non ne prendiamo atto, perché sono dei fatti che comunque sono lì davanti, ci piaccia o no, credo che per il nostro paese il futuro sarà veramente molto complicato. Sì, volevo chiederti, Aaron, se tu hai, se sei a conoscenza che c'è una proposta di tempo di prescrizione, credo che una proposta anche della Comunità Europea, che non debba essere superiore agli 8 anni, ti risulta? Nelle modifiche dei 34 articoli del Codice Penale. Sì, ne parlavo in parte prima, per quanto riguarda la prescrizione. Di fatto io credo che la prescrizione è, se vogliamo, un'anomalia italiana, perché è un istituto di civiltà, come dice sempre il presidente René Medavigo, ma al tempo stesso forse nel nostro paese è irragionevole, perché di fatto abbiamo una serie, una lunghissima serie di reati che di fatto sono diventati di, no, di reati, di azioni che sono state fatte che alla fine i processi sono conclusi con assolto perché il reato è prescritto. Cioè, per fare un esempio, anche con il senatore Andreotti era assolto
che era stato indagato per mafia, è assolto, ma perché il reato è stato riconosciuto prescritto fino al 1980. Quindi comunque lui fino al 1980 è dimostrato per sentenza che aveva rapporti con la mafia. E di casi di questo tipo ce ne sono tantissimi altri, perché il problema è che la prescrizione, comunque, a mio avviso, si dovrebbe far sì che la prescrizione scatti non nel momento in cui inizia a scattare, inizia a partire, non nel momento in cui il reato viene fatto, ma nel momento in cui il magistrato ne viene a conoscenza, cioè l'accusa ne viene a conoscenza, che si viene a conoscenza del reato che viene fatto. Ecco, da quel momento in poi si inizia a contare la prescrizione per, ok, dare i tempi del processo, del giusto processo, i tempi dell'indagine, ma qui i conti si fanno perché quel reato è stato fatto nel 1970, nel 1980, e quindi quel tipo di reato non lo posso contestare perché ha una prescrizione di tempi brevi, diciamo. E siamo una follia. E se io lo scopro dopo che quello è una persona che ha avuto rapporti con la mafia, che facciamo? Appunto, è questo. Sì, bene. Bene, Aaron, noi siamo giunti alle 22:56, forse è il caso di dare così una rapida lettura sui titoli più importanti pubblicati da antimafia2000.com. Ricerca della verità e libertà di stampa a processo. Questo è l'articolo che citavamo poc'anzi, a firma di Lorenzo Baldo. Di seguito ancora Il cattivo TG Porco di Sabina Guzzanti, di Giorgio Bongiovanni. La satira che fa ridere dicendo la verità. È il gustoso editoriale del nostro direttore. Poi ancora, processo trattativa. La Corte ammette l'esame di Maroni. Questo a firma tua, Aaron. Purtroppo questa sera non abbiamo avuto tempo e modo di parlare degli ultimi sviluppi, spero si possa fare prossimamente, perché credo che ci siano delle novità, vero? Beh, ci sono delle cose interessanti, una su tutte. Adesso vediamo se venerdì Sergio De Caprio, capitano ultimo, meglio noto come capitano ultimo, risponderà alle domande dei PM al processo trattativo Stato Mafia. È stato citato per 2 volte, non si è presentato. Vedremo se per questa volta sarà presente o altrimenti no. Le altre novità, appunto, cioè questa, ci sono una serie di documentazioni, è stata accolta la testimonianza di Maroni, presidente della Regione Lombardia. Sono state accolte, ammesse delle nuove prove, ci sono state addirittura dei è stato portato alla luce ed è stato acquisito l'audio al processo di una conferenza stampa addirittura del gennaio 93, il 15 gennaio 93, immediatamente dopo l'arresto di Riina, in cui il generale Cancellieri parlava in conferenza stampa sia di baratti che di trattative, usava proprio questi termini all'interno della conferenza stampa. E quindi questo dimostra che qualcuno, comunque, c'era un qualcosa, nessuno si è scandalizzato di queste cose, nessuno ha chiesto conto a Cancellieri di che cosa voleva dire. E ci sono, a quanto pare, perché questo è quello che ha annunciato il PM Di Matteo in aula, addirittura nel grezzo della RAI ci sarebbero. Fortunatamente abbiamo l'audio radicale che è integrale e questo passaggio è presente, ma nel grezzo girato dalla RAI, di fatto, questa parte allo Stato sembrerebbe che non è presente o comunque è tagliata giusto nella parte in cui dice queste cose. E guarda caso, anche nei giorni successivi, i giornali parlarono d'altro. Questa parte qui non fu in alcun modo divulgata, diciamo, queste dichiarazioni specifiche dove si parla di trattativa e di baratto. E questo è abbastanza sintomatico, ma non in un paese come il nostro, purtroppo. Poi ancora, processo trattativo e mistero della perquisizione a casa Ciancimino. Sì, questo è di fatto comunque
il processo in questa fase ha concluso, diciamo, il capitolo riguardante la perquisizione a casa di Ciancimino, in cui sembrerebbe, in base alle dichiarazioni dette dallo stesso Ciancimino, ma anche dai racconti di Saverio Masi, che comunque in quel luogo vi era il papello, e che in quel luogo erano stati comunque fotocopiati dei documenti in maniera anomala, diciamo, da alcuni carabinieri, documenti che poi sono riapparsi solamente anni dopo. Tra questi documenti, riferisce Masi che gli avrebbe detto il capitano Angeli, che era il comandante in quel momento della squadra che si impegnava a fare la perquisizione a casa di Ciancimino, vi sarebbe stato anche il papello. Il capitano Angeli ha smentito di aver mai detto di aver mai visto il papello. Ci sarà un confronto tra Masi e Angeli, o meglio, è stato chiesto il confronto da parte della procura. Vedremo nei prossimi giorni se il presidente Montalto della Corte d'Assise di Palermo accoglierà questa richiesta da parte dei PM, viste le evidenti discrasie che ci sono tra Saverio Masi e il capitano Angeli, anche proprio sulla modalità dei colloqui che hanno avuto e una serie di cose. Bene, sono le 23:01, purtroppo siamo sempre in ritardo. Grazie Aaron, grazie davvero per aver inaugurato. Grazie a voi come sempre, e solamente per dire che comunque va dato atto anche che comunque le forze dell'ordine abbiamo detto che la lotta alla mafia vive un momento difficile. C'è stata ieri un'operazione, si chiama Operazione Montereale, è stata scongiurata di fatto una guerra di mafia, una faida qui nel palermitano. Va dato atto che ogni tanto, con 16 arresti, quindi che comunque le operazioni continuano, c'è comunque anche una parte di Stato che lavora e fa quello che deve fare per assicurare, insomma, la sicurezza ai cittadini, e comunque riportare un po' di tranquillità in questo martoriato territorio. Questo è assolutamente vero, e seguiremo questa operazione. Grazie, buon lavoro, Aaron. Grazie anche a voi. Caporedattore di antimafia2000.com, e ci sentiamo presto. Buon lavoro a te e a tutta la redazione, Aaron. Grazie ancora, un saluto a tutti. Ciao Aaron. Non so, Massimo, se ci sono degli aggiornamenti, vogliamo darli? Sì, benissimo, alle 23:03 ne abbiamo uno. Dunque, Catania, un consigliere comunale è stato ucciso in un agguato in un bar di Palagonia, siamo nel catanese, in cui è rimasto ferito anche il titolare del bar stesso. Secondo una ricostruzione, diciamo una prima ricostruzione, un sicario armato è entrato e ha mirato alla vittima, che ha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e ucciso. Il barista è rimasto ferito accidentalmente. L'uomo ucciso è Marco Leonardo, 42 anni. Era stato eletto con la lista civica Palagonia Futura. L'omicida, poco dopo, si è costituito. Secondo quanto si è appreso, il movente potrebbe essere legato a un vano escluso, scusate, stasera non ci siamo, potrebbe essere legato, dunque ve lo riprendo il discorso, secondo quanto si è appreso il movente potrebbe essere legato a un debito tra i due. Gli investigatori avevano escluso collegamenti con l'attività politica della vittima. Vediamo la testata Pianeta Oggi TV, che c'è un aggiornamento, abbiamo la pubblicazione di un comunicato stampa da parte dei nostri connazionali che vivono nell'Istria italiana, dunque Istria slovena e croata, dunque non italiana, informa a Capodistria Boldrini in visita alla comunità degli italiani. Poi ancora, a taglio primissimo, abbiamo una nuova edizione del telegiornale di Pandora TV. Ad Aleppo giocano i destini del mondo.
Poi ancora ricordiamo la scomparsa, notizia che ci è arrivata pochissimi giorni fa, la scomparsa del generale Gennadij Reshetnikov, che in una intervista a Giorgio Bongiovanni e ai suoi collaboratori, tra cui il fisico dottor Paglialunga Costantino, aveva dichiarato l'esistenza del fenomeno UFO, dando a loro anche alcuni filmati. Una persona, un generale, che ha detto la verità. Bene, è tutto alle 23.05, non ci sono altri aggiornamenti, vi restituisco la linea per la chiusura. Grazie a Massimo Vanella, editorialista di Pianeta Oggi TV.net da Venezia. Ringraziamo Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso. Grazie Rosario, buonanotte. Grazie, Buonanotte, buonanotte a tutti voi e a Rosario. tutto il condominio. Grazie Massimo. E salutiamo tutti gli ascoltatori di Radio Science, dandovi appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 22, per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia. Ah, scusa Grazie. Antonella, scusami, ho detto che questa sera non ci siamo proprio, nel senso che è colpa mia che dimentico, c'è una stanchezza tremenda. Allora, ricordo ancora una volta una comunicazione di servizio per tutti i telespettatori che seguivano Pianeta Oggi Reporter sulla TV terrestre in Veneto. Adesso è possibile seguire il settimanale tramite l'emittente friulana interregionale Video Telecarnia ogni mercoledì e sabato intorno alle ore 23, frequenza 690 da Piancavallo. Scusa ancora Antonella, prego, buonanotte. Non ti preoccupare, non c'è nessun problema. Grazie a tutti per averci seguiti. A mercoledì prossimo alle 22 per una nuova puntata di Osservatorio Antimafia su Radio Science. Buonanotte. Arrivederci.